Salve a tutte e tutti, sono Rosy Musumeci e sono una sociologa. Alla notte dei ricercatori mi troverete insieme ad altre colleghe nel rettorato e allo stand del CIRSDE, del Comitato Unico di Garanzia, che si occupano di tematiche molto vicine tra loro. In particolare il CIRSDE, presieduto dalla professoressa Norma De Piccoli, si occupa di studiare questioni legate al genere, come la violenza contro le donne. Il Comitato Unico di Garanzia, presieduto dalla professoressa Chiara Ghislieri, si occupa di promuovere le pari opportunità, combattere, diciamo, contrastare le discriminazioni e anche valorizzare il benessere di chi lavora all'interno dell'Università di Torino. Allo stand ci troverete per approfondire in particolare alcuni dei risultati di una ricerca che ho realizzato proprio in collaborazione con CIRSDE, il Comitato Unico di Garanzia, e che ha avuto come obiettivo quello di analizzare da una prospettiva di genere le carriere di chi lavora all'interno dell'Università di Torino. Veniteci a trovare il rettorato quindi il 27 settembre per approfondire questi dati e, perché no, anche le spiegazioni che, seguendo le principali teorie sull'argomento, possono essere date di questo persistente squilibrio nelle carriere accademiche tra uomini e donne, e in particolare del fenomeno per il quale la presenza delle donne, man mano che si sale la scala gerarchica, si riduce.